Benvenuti con un nuovo spazio di approfondimento su TRM H24, dedicato quest'oggi e dedicato questo nostro spazio alla musica e al blues. È proprio il blues italiano che sbarca in Basilicata, sbarcherà ad Avigliano il 21, 22 e 23 giugno con il South Italy Blues Connection. E proprio per scoprire il cartellone di questa iniziativa, l'importanza di questa iniziativa dal carattere nazionale che si terrà per la prima volta in Basilicata, siamo qui con Rosario Claps. Buonasera. Buongiorno Rosario, che è musicista e armonicista dei Blue Cat Blue Blues Cat e che Blues. partecipa all'organizzazione di questa grande manifestazione, di questo grande evento che allieterà l'inizio dell'estate lucana e nella provincia di Potenza. Allora Rosario, tutto pronto, quasi tutto pronto, siamo in partenza. Il South Italy Blues Connection, che cos'è? Un raduno? È un raduno di tutte le blues band provenienti da tutta Italia e siamo riusciti a creare questo evento che praticamente racchiude 70 blues band all'interno della manifestazione, oltre 300 musicisti, oltre 50 persone dello staff ad organizzare il tutto e siamo orgogliosi di essere riusciti a farlo in Basilicata. È un raduno che ci dice di tanti numeri, 70 band, una macchina organizzativa importante, ma che è organizzata da chi? È organizzata praticamente da comuni cittadini, da Rosario Clubs in prima persona, dall'Associazione di Promozione Sociale Modus Vivendi di Pignola con il presidente Miriam Ladic, poi Luciano Genovese, scusa, e Blue Cat Blues che sono la parte attiva dell'organizzazione. Sono orgoglioso di dire che è un progetto autofinanziato, non c'è stato alcun intervento parte per qualcosa degli enti. Colgo questa occasione per ringraziare il Comune di Avigliano che devo dire si è messo a disposizione per qualsiasi cosa ci potesse servire a livello organizzativo e a livello di logistica. Perché proprio ad Avigliano, visto che lo citavi, lo nominavi, perché avete scelto questo paese in provincia di Potenza piuttosto che scegliere un'altra location che poteva essere allo stesso modo di Avigliano, molto attrattiva? Beh, c'è da dire che la prima edizione si è svolta in Sicilia, l'anno scorso, a Capo d'Orlando, perché tramite alcuni amici ci sono state le condizioni per poterlo fare in Sicilia. Però, da buon lucano testardo, ho pensato che era il caso di farlo in Basilicata, di far conoscere la nostra regione, perché poi alla fine, se riusciamo a portare gente nella nostra regione è un bene per tutti. Avigliano perché, un imprenditore, Luciano Genovese del ristorante Tuccio, si è messo a disposizione sia nell'atto organizzativo e soprattutto anche nella funzione economica, perché poi organizzare è semplice, ma alla fine, come del resto per tutte le cose che si fanno a livello imprenditoriale, ci vuole anche la parte economica e se viene a mancare quella. E a proposito, innanzitutto ti faccio i miei complimenti personali, insomma, sullo sforzo di mettere insieme tante associazioni per creare un evento che poi è un evento unico in Basilicata come quello del blues. Ma a proposito di Avigliano, a proposito della location, questa mattina nella conferenza stampa che si è tenuta proprio all'interno dei locali del comune di Avigliano, abbiamo raccolto la testimonianza e abbiamo sentito il parere del sindaco Vito Summa e chiedo alla regia di mandare il contributo. Vito Summa, sindaco di Avigliano, che si onorerà di ospitare il raduno nazionale, il South Italy Blues Connection. È un onore, immagino, per la città di Avigliano, avere un raduno così importante. Sì, per la prima volta si consuma un evento così importante in Basilicata. Noi
abbiamo voluto aderire all'iniziativa perché è un'occasione importante di promozione, è un esempio diciamo, da ripetere anche di collaborazione con gli operatori locali, sono coinvolti qui imprenditori, siamo tutti mobilitati per assicurare la migliore accoglienza possibile perché arriveranno molti gruppi e molte persone da oltre regione e speriamo che l'evento possa ripetersi e diventare un appuntamento ricorrente nel nostro panorama di eventi e soprattutto riprendere diciamo, l'attenzione verso un genere molto particolare ma che coinvolge tantissime persone. Ci sarà molta affluenza ad Avigliano, riuscirete a mantenere insomma, i numeri all'interno di una piccola cittadina come questa? Beh, insomma, siamo tutti mobilitati perché ci aspettiamo una grossa affluenza, noi siamo abituati a, diciamo, ad eventi di questo tipo non musicali, per cui diventerà una bella prova anche per noi, però insomma, ci stiamo lavorando da tempo, abbiamo messo a punto tutta l'organizzazione, quindi la macchina organizzativa da lunedì partirà in maniera a pieno regime, sicuramente sì, però è chiaro, bisognerà profondere tutti gli sforzi, ma insomma siamo abbastanza fiduciosi. Ci piace l'idea di poter accogliere tante persone e di far conoscere il nostro territorio attraverso la musica, attraverso i prodotti tipici, attraverso la degustazione dei nostri piatti tipici, insomma è un mix davvero interessante, credo attirerà tantissime persone e mobiliterà anche tantissimi avigliani, per cui ci aspettiamo veramente tantissima gente. E abbiamo ascoltato il sindaco di Avigliano, di cui abbiamo raccolto la sua testimonianza questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione South Italy Blues Connection. E torniamo a parlarne con Rosario Claps, che è qui in studio con noi. E il sindaco lo diceva, i numeri importanti non soltanto per le band italiane, per le star nazionali ed internazionali che verranno coinvolte, ma anche per l'affluenza che vi aspettate. E raccontavi, insomma, di autobus che si sono organizzate anche da altre regioni italiane. Sì, praticamente questo evento nell'arco di 4-5 mesi è cresciuto in una maniera esponenziale, perché poi alla fine è diventato un invitarsi a catena e abbiamo notizie certe di pullman provenienti dal Veneto, da Liguria, dall'Abruzzo. Quindi ci sarà un'affluenza, a parte poi dopo chi si muoverà per conto proprio, ma diciamo questi numeri sono certi. L'affluenza sarà tanta e sono contento sia per il grande lavoro svolto da me e dall'Associazione Modus Vivendi, da Blue Cat Blues, che un lavoro veramente senza sosta da novembre fino ad oggi. Sono contento per noi perché siamo riusciti davvero a creare un grande evento e sono contento anche per l'economia lucana perché portare tutta questa gente qui non è soltanto il blues ma è anche un'opportunità di far conoscere la nostra terra e un'opportunità economica per gli operatori commerciali. Insomma. E certo, perché ce lo stai raccontando tu, ma lo diceva anche il sindaco, è un evento che mette insieme in un'unica miscela vari elementi, un genere musicale particolare, sicuramente frizzante, sicuramente attraente, ma mette insieme anche gli elementi della tipicità lucana. Sì, gli elementi della tipicità lucana nella cucina, nel vino, insomma tutti quegli elementi che a parte il fattore voglio dire paesaggistico caratterizzano un po' la nostra terra, perché la nostra terra è una terra ricca non solo di petrolio ma di paesaggi stupendi, di una tradizione culinaria antica e rinomata, quindi vediamo di farla conoscere a più gente possibile. In modo che ritornino molto volentieri nella nostra terra. Quindi insomma Rosario, gli obiettivi sono davvero nobili perché non è soltanto la passione per il blues che vi muove, insomma hai nominato varie volte una storica band del Potentino che è quella dei Blue Cat Blues di cui tu stesso sei parte, ma è anche una vera e propria passione per la propria terra di origine e una volontà di promozione turistica caratterizzando poi la Basilicata con degli eventi particolari come questo raduno delle blues band italiane. Sì, certo, noi come Blue Cat Blues abbiamo avuto la fortuna di girare in lungo e in largo tutta l'Italia, abbiamo avuto l'opportunità di conoscere tanti amici e di parlare della nostra terra. È importante
chiunque sappia fare qualcosa parli della propria terra, perché abbiamo anche bisogno di questo, non solo di, come dicevo prima, di industrie, ci vogliono, però voglio dire, la Basilicata è anche cultura, è anche paesaggio, è anche voglia di fare, perché il popolo lucano comunque ha voglia di fare. La nostra passione è forte perché comunque ci ha spinto nel corso degli anni a fare tantissime cose. Questa non è né la prima e sicuro non è l'ultima. Ce l'auguriamo anche noi. In ultima battuta torniamo sul cartellone, l'abbiamo detto in apertura, 21, 22, 23 giugno ad Avigliano, in una piazza centrale anch'essa particolare, ma ricordiamo gli appuntamenti e diamo qualche nome che possa essere veramente attraente. Beh, di nomi attraenti io direi che ci sono tutte e 70 band, sono attraenti. È chiaro che ci stanno dei nomi importanti come Francesco Piu, come Gennaro Porcelli, come Maurizio Pugno, Joe Chiariello, Roland Jones, chitarrista inglese che ci onora quest'anno di venire al nostro raduno, Chicco Accetta, ce ne sono tanti, comunque tutti musicisti di altissimo livello. E si parte il Il 21. 21 alle ore 16. Mentre il 22 e il 23, dalle ore 11 del mattino, sarà blues. Del Ah, tutta la giornata all'insegna delle note blu. musicali e insomma Sì, di blues. sono in totale quasi 40 ore di blues. E si chiude il 23. Il 23. Il 23 si chiude con l'ultima esibizione con Francesco Piu, uno degli esponenti maggiori, tuttora in tour in Francia. È uno degli esponenti maggiori del blues e siamo onorati anche perché ci lega un'amicizia personale con Francesco, quindi sono contento di ospitarlo. E allora, grazie Rosario di averci raccontato e Grazie a spiegato voi. l'importanza di questo raduno nazionale, al quale speriamo che parteciperà anche, insomma, parteciperanno conterranei, speriamo che sarà molto seguita per poterla poi ripetere negli anni a venire. Ricordiamo gli appuntamenti del South Italy Blues Connection, che sono a partire dal 21, anche il 22 e il 23 ad Avigliano, in provincia di Potenza, a partire dal pomeriggio, la domenica per tutta la giornata e per concludere il 23. Il blues si unirà con le tipicità della nostra terra di Basilicata e con questo e con l'auspicio che la musica ci porti tanta gente, ma insomma ci porti tanta speranza, chiudiamo il nostro spazio di approfondimento e restituiamo la linea alla regia.